Lui camminava, stava attraversando e il carrello l'ha preso. Nonostante uno gli gridava dietro, fermati, fermati, dove vai? Occhio al carrello. Forse un attimo di disattenzione è costato la vita ad un operaio di 39 anni, Alessandro Lorenzani, schiacciato da un carrello elevatore che stava facendo manovra su una banchina del porto di Marina di Carrara. Una giornata tragica per gli incidenti sul lavoro in Toscana, un'altra vittima a Monte San Savino in provincia di Arezzo, un operaio originario dell'Abruzzo folgorato mentre stava sostituendo un palo della luce insieme a due colleghi, rianimato sul posto e morto poche ore dopo all'ospedale di Siena. Incidenti per fatalità o errore umano saranno le indagini a stabilirlo. Al porto di Marina di Carrara la polizia di frontiera, che indaga insieme alla capitaneria di porto, ha già sequestrato il filmato delle telecamere di videosorveglianza, ma le polemiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro si riaccendono. Al porto di Carrara, dove non succedevano incidenti gravi da più di 20 anni, la FILT CGL aveva appena presentato un verbale per un carico poco sicuro. Si sta lavorando in condizioni precarie perché i lavoratori sono stati passati a un'altra ditta, si è sotto organici, però poi alla fine queste problematiche ricadono sempre sui lavoratori perché bisogna produrre, bisogna consegnare, bisogna correre.